altro appuntamento con un sacco bello, ancora un contesto domestico, due ospiti davvero di eccezione, perché Alessandra Lencioni è anche una delle cuoche della squadra, nonché il capitano insieme a Paola Di Marino di questo Napoli femminile, e Vivian Bale da Jena, Germania. È una delle calciatrici che ha contribuito lo scorso anno alla promozione in Serie A delle Azzurre, adesso è rimasta qui a Napoli per questa nuova avventura nella stagione che la squadra di Beppe Marino sta affrontando. Siamo di fronte al Bolo de Caneca, che Esattamente. Alessandra e in parte, solo in parte, Vivian hanno iniziato a preparare per noi. Allora, Ale, partiamo innanzitutto dal perché qui davanti vediamo la farina senza glutine di Mulino Caputo, che ti aiuta in questo bolo de caneca, ma ti aiuta tantissimo nella tua quotidianità, perché lo vediamo dalle stories che pubblichi puntualmente. Questa farina è perché 2 anni fa ho scoperto, 2 o 3 anni fa ho scoperto di essere intollerante al glutine. Il che risultava nell'essere sempre stanca e spossata e fiacca, non solo in campo ma anche nella vita quotidiana. Soprattutto nella vita, dai, diciamo la verità, in Soprattutto campo nella vita. meno. In campo l'energia si trova sempre. E quindi vabbè, ho scoperto di avere questa intolleranza, quindi ho iniziato a mangiare senza glutine. Ovviamente si è aperto tutto un mondo diverso, particolare, perché mi piace cucinare, quindi passare da una farina normale a una farina senza glutine è stata anche insomma un po' una sfida. Ho dovuto imparare molto e conoscere tutte le varie farine che esistono, eccetera, eccetera. E quest'anno ho scoperto questa farina che devo dire che insomma è una delle migliori che ho usato finora. E fammi capire una cosa, Vivian arriva dalla Germania, infatti parleremo un po' in italiano e un po' in inglese, ed era arrivata qui, poverina, convinta che lei avrebbe mangiato pizza, pasta, e poi invece ti sei trovata con Alessandra che cucina senza glutine, ma è buono ugualmente quello che Alessandra cucina senza glutine. Sì, buonissima. Tu puoi dirlo forte perché voglio dire, sei la sua vittima da questo punto di vista, la sua cavia, la prima che prova le creazioni di Alessandra. Ci possiamo fidare. Piace tutto il cibo e qualche volta noi ordiniamo pizza Ah, e io senza glutine. ok. E allora, mentre finalizziamo il dolce, facciamo due chiacchiere anche con Vivian Bale, Vivian Bale, perché dovete sapere che per un anno mi ha preso in giro, non mi ha detto la vera pronuncia del suo cognome. Cerchiamo di presentarla ai tifosi del Napoli femminile, una ragazza che arriva da Jena in Germania, che è passata dagli Stati Uniti dove ha fatto l'università e che è arrivata adesso, l'anno scorso, a giocare qui in Italia. Innanzitutto, come ti trovi a Napoli? Che ti sembra di Napoli dopo ormai 6-7 mesi prima del primo lockdown e adesso che hai vissuto la nostra città? Mi trovo molto bene a Napoli. È molto diversa da Iena. Sì, molto diversa, ma bellissima. Una bellissima città, tra l'altro, una città Sì. Iena piena di verde, piena di sali scendi, credo, per aver visto che tu in bicicletta ti Sì, un diletti. po' di montagne. È bellissimo il modo in cui guardi Alessandra cercando conforto, ma non ti preoccupare che se ti esprimi in inglese Alessandra Sì. traduce, anche se devo dire che proprio è molto bello vedere come tante di voi stiano cercando di imparare l'italiano anche attraverso le lezioni che il Napoli femminile svolge con le calciatrici straniere, e Vivian è già a buon punto. Vivian è una splendida suonatrice di chitarra, ha una splendida voce con la quale ogni tanto ti fa qualche canzone in casa, si cimenta oppure Sì, concerti in casa. Casetta 21 Lido Giardino, ogni tanto c'è concerto. Sì. Siamo arrivati al punto in cui comincia anche il Napoli femminile a suonarle alle avversarie. Siamo sulla buona strada, abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio, ma ci sta perché siamo una squadra neopromossa, con tanti innesti, quindi abbiamo dovuto lavorare molto sul gruppo, sulla squadra, sul capirci e trovarci in campo, però penso che finalmente cominceremo, abbiamo già un po' cominciato e cominceremo a raccogliere i frutti del lavoro. Se Alessandra ci dice come si compone invece questo dolce, mentre magari lo andiamo anche a finalizzare in qualche modo.
Abbiamo un po' di latte, un po' di un uovo, un po' di olio e un po' di zucchero, mentre qua abbiamo un po' di cacao e un po' di farina senza glutine, ovviamente, con un piccolissimo cucchiaino di lievito. In realtà è un esperimento anche per me, è la prima volta, però mi piaceva, è leggero, è salutare. Ora mettiamo tutto insieme e poi lo mettiamo nel microonde. E soprattutto un dolce nella tazza. Raccontavo a loro di come la caneca, la tazza, sia l'origine del soprannome di Jarbas Faustino, che per tutti a Napoli è canè, proprio perché anche lui, brasiliano d'origine, come questo dolce, amava i dolci in tazza e quindi con questa tazza, con questa caneca, girava sin da piccolino e ha preso il soprannome di Canè, non so quanti, anche tra i tifosi del Napoli più accaniti, anche Alessandro Ganguzza che dietro la telecamera sapessero che il soprannome di Canè derivava appunto da Caneca. A proposito di storia del Napoli, sono giorni particolari qui in città, la morte di Diego Armando Maradona ha segnato profondamente questa città, devi sapere che hanno ritirato la maglia numero 10 del Napoli maschile. Chi indossa la maglia numero 10 del Napoli femminile? Alessandra Arancioni. Che emozione è questa maglia numero 10 del Napoli femminile? È una maglia importante, è una maglia importante, c'è poco da fare. Spesso quando mi chiedono: "Ah, ma te sei il numero 10, ah, Maradona?" Sì, no. No, Però il piede è assolutamente quello, il piede preferito è il no. mancino. E il piede preferito è il mancino, sì, forse è l'unica cosa in comune, però è un onore e un onere. E invece che cos'è giocare a Napoli per te che arrivi dalla Germania, un gruppo, lo raccontavi prima, che va in giro per la città, magari tante ragazze straniere che conoscete poi lentamente la città, adesso purtroppo meno in virtù della zona rossa e del lockdown, però che cosa senti quando cammini in città e magari vi riconoscono, vedono che giocate nel Napoli femminile, se avverti entusiasmo, calore, pressione per certi versi? Napoli è una città passione per calcio. Quando fa la spesa, the people there talk to me about the game, they know how we played every single time. Le persone le parlano della partita, le dicono che sanno che abbiamo giocato. E allora, finalizziamo questo dolce, lo mettiamo in forno e poi, come sempre, lei lo ha cucinato e vive e non lo Mangio, mangia. sì. Anche perché credo che Can you help me? nella vostra convivenza di tutti i giorni ci Hai sia ragione, sì. il caffè preparato da Vivian, Sì, che è assolutamente. diventata da questo punto di vista una tedesca Napoletana. napoletana, però poi ci sono i dolci di Alessandra e credo anche tanta quotidianità, no, della cucina da parte tua, che sei appassionata, ma soprattutto sei dedita proprio in virtù di quello che dicevi prima, no, di questa attenzione alimentare che hai già delle atlete, ma lo è a maggior ragione le atlete che hanno come te un problema di digeribilità con il glutine. Esattamente, e quando ho scoperto questa cosa, ovviamente mi sono rivolta al nutrizionista perché nella pasta, nel pane, nel glutine, nella farina col glutine ci sono un sacco di proprietà, tra cui proteine, che ovviamente nel momento in cui vai a toglierlo vengono a mancare. Quindi mi sono rivolta al nutrizionista per capire come poter integrare e compensare questa mancanza. E sono stati fatti anche tanti passi avanti, no, nella cucina senza glutine negli Assolutamente, ultimi, penso, anni. assolutamente. Devo dire, tra l'altro, che qua a Napoli da questo punto di vista mi sono trovata benissimo, meglio che in qualsiasi altra parte dell'Italia, perché si vede che l'attenzione che hanno loro essendo i piatti principali, A pasta e base, pizza a certo. base di farina, hanno probabilmente studiato meglio, si sono interessati di più, per cui Quindi lo possiamo dire, non è un problema per un atleta, o almeno non lo è più. E No. Non lo è più, assolutamente no. soltanto una risposta, e non sbagliarla. Pizza, würstel o sushi? Pizza. E allora mettiamo in forno e poi vediamo che ne sarà. Speriamo bene. Aspetta.